quotidiano medicina, la plastica che minaccia l'ecosistema, sulla quale torniamo perché richiamati dalla giornata internazionale senza sacchetti di plastica celebrata il 12 scorso come ogni anno. C'era una volta un ingegnere svedese molto preoccupato dall'uso dei sacchetti di carta, fragili, destinati alla pattumiera dopo qualche ora di utilizzo. Per produrli occorrevano molti alberi e quell'ingegnere voleva aiutare l'ambiente e così nel lontano 65 si inventò il sacchetto di plastica, pratico, leggero, resistente, impermeabile, in una sola parola indistruttibile. E lo è davvero, considerato che impiega circa 1000 anni per decomporsi in natura. Non solo, i costi di produzione erano talmente bassi che i sacchetti potevano essere ceduti gratuitamente insieme alla merce acquistata. Una storia che è finita bene? Per qualche decennio sicuramente sì. Poi abbiamo iniziato ad esagerare. L'ingegner Tulin, questo è il suo nome, non poteva prevedere quello che sarebbe successo, una produzione incontrollata. Pensate, 1 trilione di buste di plastica all'anno, secondo l'ONU, e un uso poco lungimirante della sua invenzione. Invece di aiutare l'ambiente, il sacchetto di plastica resistente e riutilizzabile è diventato l'emblema dell'uso e getto. E ora siamo, come sappiamo tutti, nei guai, perché il pianeta è invaso dalla plastica, non riusciamo a smaltirla. In Italia dal 2011 i supermercati forniscono ora solo sacchetti biodegradabili e compostabili, eppure la situazione non è che sia migliorata molto. I sacchetti non a norma continuano a circolare. Si stima che ognuno di noi utilizzi circa 700 buste di plastica all'anno, un totale di 5 trilioni su scala planetaria, che poi finiscono inevitabilmente nell'ambiente, come avete visto, come vedete nelle immagini, provocando danni incalcolabili. Le tasse sulla plastica servono anche a scoraggiare l'utilizzo, ma non risolvono il problema a monte. Non riusciamo a riciclare bene tutta la plastica che produciamo. Basti pensare che solo il 6% della domanda di plastica europea è soddisfatta dalla riciclata. Per questo abusare della plastica e poi obiettare "ma io riciclo" non è ammesso. E poi ci sono gli errori anche di chi è più attento e in buona fede: confondere un sacchetto biodegradabile con uno compostabile e gettarli nel raccoglitore sbagliato può rallentare, contaminare il lavoro degli impianti di riciclaggio. Secondo il Consorzio Italiano Compostatori ed il Corepla, nel biennio 2019-20 c'erano 90.000 tonnellate di plastica non compostabile nella raccolta dell'organico, un errore che costa dai 90 ai 120 milioni di euro. Qual è la soluzione per ridurre davvero il consumo di plastica quando andiamo a fare la spesa? Una borsa di telo o in plastica dura, qualcosa insomma che non finisca in pattumiera dopo l'uso. Ma quanta plastica produciamo? Produce l'umanità? Dove produce di più? Dove viene riciclato il più grande inquinamento marino? Come fanno i pesci, i volatili ad impigliarsi nella plastica? E quanto tempo impiega la plastica per biodegradarsi? E poi le micro e le nanoplastiche, di cui parliamo spesso, quali effetti hanno su di noi umani? Ecco, rivediamo insieme su questi temi, su questi quesiti di grande centralità, Giorgio Smaldone, medico veterinario e specialista del CRISAP. 155 come l'anno della svolta dell'utilizzo sempre maggiore della plastica in casa. Sì. Infatti è emblematica il lavoratore, la casalinga, la mamma, che non deve più, una volta tornato da lavoro, lavare i piatti, ma può tranquillamente utilizzare le vettovaglie di plastica per poi naturalmente non più lavarle ma gettarle. E qui commentiamo quanta ne viene prodotta di plastica, nel dove di più, come viene riciclata in questa slide che vediamo. Eccola qui, impressionante la progressione dal 50 al 2015. Gli dice bene, è impressionante, è diciamo il classico andamento esponenziale. Sì. Se nel 1950 se ne producevano solo, virgolettiamo, solo 2,3 milioni, attualmente, l'ultimo dato diciamo nella computer grafica del 2015, sono circa 450 milioni di tonnellate all'anno. Sì. Quindi immaginate proprio lo spread, la dimensione dell'utilizzo della plastica nel mondo, ma non solo a livello domestico, a qualsiasi livello, a livello industriale, sì, a livello farmaceutico, sì, a livello
dappertutto è utilizzata la plastica, Sì. anche se negli ultimi anni c'è comunque un pensiero verso il riciclo e quindi si cerca quantomeno, almeno nel piccolo, E di poi lo evitare vediamo, l'utilizzo sì. della E plastica. quindi seguito un primo riepilogo di come e quanto la plastica diventa, eccolo qui, il più grande inquinante marino, attraverso quali vettori, quanti animali ne muoiono e quanti anni occorrono perché si degradi. Sì. Attualmente diciamo c'è poco riciclo di plastica, ma come dicevo c'è sempre più una maggiore coscienza verso il riciclo. Riciclo o incenerimento, ma in rapporto alla zona di produzione è sempre di più abbandonata in discariche. E come vediamo l'Asia produce da sola oltre il Eh sì, 50% delle certo. plastiche al mondo. E quindi poi L'America e l'Europa diciamo si palleggiano il 20% sì. ognuna. E qui vediamo come la plastica è diversamente concentrata nel Mediterraneo e nel Pacifico nella prossima slide. Ecco, quindi dunque. Vediamo qui l'inquinamento, ecco, questa è l'altra slide, sì, la precedente, l'inquinamento, come la plastica diventa il più grande inquinamento marino e quindi Sì. attraverso quali vettori, immagino i fiumi, insomma, quanti animali ne muoiono, quanti anni occorrono perché si degradi. Naturalmente, in rapporto alla dimensione dell'inquinante ci vogliono più o meno secoli, Eh non sì, certo. anni, per, diciamo, per la sua degradazione. Vediamo una bottiglia di plastica, una normale bottiglia di plastica, impiega circa 450 Eh anni sì. per degradarsi. La natura impiega 450 anni per la sua degradazione. Sì. Ripeto, il cotton fioc, se non erro, gettato banalmente in acqua, ci mette comunque oltre 15-20 anni, un semplice cotton fioc non biodegradabile, e se non erro non è più possibile la produzione di cotton fioc Sì. Sì. non biodegradabili. Naturalmente il rapporto alla dimensione della plastica va a, diciamo, più è grande la plastica, più incide sulla fauna marina. Avrà effetti su mammiferi marini, plastiche più piccole potranno avere effetti su uccelli o su Sì, pesci o e su animali lo vediamo fissatori. tra poco, lo vediamo tra poco. E qui vediamo invece nella prossima come che ci fa vedere la regia come si concentra diversamente la plastica nel Mediterraneo e nel Pacifico. Sì, diciamo, in questi due spazi, Mediterraneo e Pacifico, si vengono a creare una sorta di, chiamiamoli iceberg di plastica e sono delle zone ben delimitate, ma quella che ci fa più paura è quella naturalmente diciamo, più vicino a noi, nel Mediterraneo, che come sappiamo il Mare Nostrum è un mare chiuso Sì. e quindi non ha possibilità elevate di E ricambi quindi e quindi concentra di più, insomma. riesce a concentrare di più, anche se fortunatamente l'Europa non produce Sì, quanto sì, sì. Sì, le altre nazioni. sì. Ed in questa breve clip noi vediamo i cosiddetti impigliamenti nella plastica, di quali specie ittiche, anche i volatili, come diceva lei prima, di quali percentuali. Partendo dall'orso polare, insomma. Sì, diciamo, come ripeto, come abbiamo detto prima, in rapporto alla dimensione della plastica, gli animali possono esserne colpiti. Una semplice busta di plastica può, oppure una, Qualsiasi diciamo, oggetto, diciamo, sì. qualsiasi oggetto, tipo quei contenitori, quei fermaplastica, quei fermalattina, possono far sì che vadano ad impigliarsi all'interno del muso dell'orso e quindi possano creare problemi. Uccelli acquatici, Sì. comunque nel cercare cibo o nel consumare quello che è presente sulla spiaggia, possono rimanere impigliati con il becco all'interno E le delle tartarughe marine, plastiche. 100%, eh? Tartarughe marine 100% di probabilità di impigliamento. Sì. Scambiano il pezzettino di plastica, la busta di plastica per una medusa o per un altro, Sì. diciamo, per un'altra preda e quindi si impigliano con questa plastica. E Sì. naturalmente, non riuscendo più né a respirare né a mangiare, sono costrette cioè sono avviate Sì, verso sì. E una morte quasi certa. dunque, quindi, ecco, vedete i danni che fa, diciamo, alla fauna ittica, alla fauna marina, ma anche alla fauna volatile.
questa, diciamo, l'impigliamento. E poi in queste due computer grafiche invece vediamo, e questo è molto grave, molto interessante, importante, i bacini dei fiumi che sversano e gli avvistamenti più frequenti negli oceani. Vedete, i bacini sono quelli ad imbuto e quei cerchi arancione, rosa, sono invece gli avvistamenti. Commenti lei, dottor Smaldone. Sì, come abbiamo detto, l'Asia produce per oltre il 50% della plastica a Sì. livello mondiale. Abbiamo anche visto che oltre quasi l'80%, il 79% della plastica è abbandonata in discariche. Ma se diciamo, come diciamo all'inizio, non c'è una coscienza del riciclo, la plastica viene abbandonata in natura. E vediamo come in Asia i grossi fiumi vadano ad eliminare in acqua e a livello marino le microplastiche. Infatti vediamo quanti più cerchi sono presenti nel cono, tanto più volume di plastica viene eliminato in acqua. E invece vediamo nel Pacifico, come dicevamo prima, quindi tra l'America e l'Asia, quanti cerchi grandi, quindi quanto volume, quanti, chiamiamoli iceberg, di plastica si concentrano in determinate Ecco, zone, in rapporto naturalmente alle soprattutto la correnti. parte, dottor Smaldone, la parte ovest degli Stati Uniti, la California, insomma, i Sì. paesi, gli state dove forse si consuma più plastica, evidentemente, oppure le correnti, può darsi che Sia formino. correnti marine che Sì. correnti, diciamo che i venti riescono a Sì. far concentrare in questi macroagglomerati di plastica a livello del Pacifico. E in questa successiva invece vediamo proprio in particolare gli avvistamenti della plastica, eccola qui. Qui è molto ancora più emblematica, gli avvistamenti. Quelli sono esattamente sono le aree in cui sono più concentrati diciamo, i rifiuti di plastica. Esatto, qui vediamo la parte atlantica, Sì. quindi tra il Sud America e l'Africa o comunque nell'Atlantico centrale. Vediamo che queste plastiche seguono delle rotte vere e proprie. Non ci sono, diciamo, non è una dispersione casuale, ma seguono delle rotte vere e proprie, come diciamo prima, veicolate da venti e da correnti. E Sì. hanno bene o male tutte quante la stessa dimensione, non c'è il macroagglomerato o il microagglomerato. Ma in rapporto alla tipologia di plastica riescono ad aggregarsi e a viaggiare lungo Ed in determinate rotte. questa scheda, in maniera più dettagliata, abbiamo la percezione spaventosa su quanto tempo lei accennavamo prima, anni, decenni, anzi secoli, impiega un prodotto di plastica. Vedete, partendo dalla fine, le bottiglie di vetro hanno una biodegradabilità indefinita, anche mai, Indefinita. Esatto, insomma. restano in natura, restano in acqua e per un tempo indefinito, non si sa dopo quanto tempo riescono a biodegradarsi. Prima con i cotton fioc aveva eliminato uno zero, ci vogliono 100 anni, non 10 anni per la biodegradabilità, per la biodegradazione in acqua. Mozzicone di sigaretta sembra un gesto innocuo gettare per chi fuma un mozzicone di sigaretta a terra, ma dopo 2 anni viene biodegradato. Pannolini, 200 anni. Un banale fazzoletto di carta impiega quasi 2 mesi per Sì. biodegradarsi. Una gomma, un chewing gum, 5 anni. Quindi ci rendiamo conto del grosso danno che facciamo se non abbiamo una coscienza Sì, etica nel certo. riciclo, o non solo nel riciclo, ma nel differenziare in maniera banale i E nostri rifiuti. qui io dovrei fare come fa Enrico Brignano nel suo promo televisivo, che nello spot dice: Ehi, dico a te, ma non a te, lo so che te non lo fai, dico a te quell'altro, no? Quello che se ne frega. Esatto. Ecco quello che succede, lo dico a tutti voi che. Lo sapete bene che cosa fate quando gettate o vi lasciate sfuggire in mare una bottiglietta di plastica dalla vostra barca, quindi pensateci due volte. E qui veniamo alle definizioni di micro e nanoplastiche. Che cosa sono esattamente in un minuto? Sì, allora le.
microplastiche possono essere sia primarie che secondarie e sono una miscela eterogenea di frammenti che vanno da 0,1 a 5 micrometri. E come dicevo, possono essere primarie, quindi delle microplastiche che già sono di quella dimensione, o secondarie da frammentazione, da biodegradazione, mentre invece le nanoplastiche sono quelle che hanno un'unità di misura ancora minore e vanno dallo 0,001 micrometri fino allo 0,1 micrometri. Sì. E queste sono quelle che diciamo sono meno visibili Sì. e fondamentalmente si ritrovano in tanti microrganismi, sia filtratori, ma anche negli stomaci di uccelli piscivori, uccelli acquatici o prodotti della pesca. Quindi in quest'altra scheda impariamo un po' a comprendere il nesso tra i vari tipi di plastica e le specie che più diversamente ne vengono inquinate, Esatto. da mega Sì. nanoplastica, insomma, per tipologia di Se pesce. prima abbiamo parlato di microplastiche e nanoplastiche, quindi problematiche connesse alla piccola fauna marina, chiamiamolo così, se andiamo alle megaplastiche, parliamo di problematiche connesse all'impigliamento. Quindi vediamo nella computer grafica un bidone di plastica, un retino, una macroplastica, una busta di plastica che danno problemi alla grossa fauna marina, ai cetacei, ai pinnipedi, quindi anche alle tartarughe marine. Le mesoplastiche sono quelle ancora visibili, quindi tra i 2,5 cm e i 5 mm, che possono comunque dare problemi ai grossi predatori o comunque prodotti da pesca di cui noi fondamentalmente andiamo a nutrirci nella stragrande maggioranza dei casi. Le Sì. microplastiche, abbiamo detto, possono essere primarie o secondarie, e le primarie, ne abbiamo parlato qualche mese fa, possono anche essere presenti in quei PPCB, quindi quei Pharmaceutical Personal Care Product. Una microplastica può essere tranquillamente quelle piccole sfere sbiancanti che si trovano all'interno dei Sì. dentifrici. E qui scendiamo sempre più in profondità su una stima interessante, anche inquietante, su quante particelle di plastica assumiamo mediamente in una settimana e da quali oggetti. Qui ci trasferiamo, diciamo, dal mondo animale al mondo umano, che sono i consumi medi, ecco, il Global Average Weekly, cioè quanto la media di plastica che noi assumiamo in una settimana mediamente. Sì, diciamo, questa è una ricerca fatta dall'Università di Newcastle in Australia. È stimato che ogni settimana si consuma l'equivalente di una carta di credito, quindi circa 5 grammi di microplastiche, quindi, e naturalmente attraverso vari vettori. Attraverso l'acqua sia di rubinetto, ma anche le acque presenti in bottiglia, attraverso il sale, attraverso i crostacei, i bivalvi, attraverso la birra, attraverso il miele. Ci sono tanti alimenti che concorrono, quindi non solo i prodotti del mare, ma tanti alimenti che concorrono alla somma totale dei 5 grammi Sì, settimanali. ecco, i crostacei soprattutto vedo nella scheda. Sì, in questa scheda qui sì. Quindi circa 180 microparticelle di plastica a Sì, settimana. ovviamente ognuno di noi ha la sua capacità di smaltire, vero dottor Smaldone? Cioè ha la capacità di metabolizzare, insomma, questa plastica attraverso le Di urine, attraverso eliminarla più che le altro, feci, sì. sì, di eliminare, insomma, di smaltire. Chi ovviamente non, diciamo, ha più debolezze, più fragilità, rischia poi di, come dire, di trasformare questa plastica che ingerisce in un veleno.